Oggi sono qui per farvi una nuova proposta anche di natura commerciale. Credo che ormai tutti abbiano capito, tutti coloro che seguono questo canale, quanto io sia appassionato del vinile, di questo oggetto magico con cui sono nato e cresciuto, evidentemente. E anche credo abbiate capito che io dispongo di una discreta collezione personale di vinili, dai più antichi ai più moderni, fra cui molte chicche, molti oggetti dotati di quella marcia in più che gli è conferita dall'alto valore artistico combinato ad un altissimo livello della qualità sonora proposta. Credo sappiate anche come in questo momento ci sia una grande crisi nel settore della produzione, soprattutto per quanto riguarda le etichette discografiche indipendenti come la mia, nel poter offrire novità, nuove proposte in modo plausibile. Ne abbiamo già parlato e quindi non torno qui a ribadire cose e concetti già espressi. Ma questo mio desiderio di condividere con voi la mia passione e soprattutto i miei vinili preferiti mi ha portato a maturare un'idea, appunto l'iniziativa che vado a presentarvi oggi. E questo parlandone con un carissimo amico che è Alfredo Gallacci di Sound & Music e che è anche il più significativo e autorevole distributore italiano di vinili cosiddetti audiophile e non solo, naturalmente. La faccio breve. Abbiamo deciso di inaugurare all'interno del sito e-commerce Valutluna una nuova sezione che ho voluto intitolare proprio Scelti da Marco Lincetto. Di cosa si tratta? Si tratta di una selezione ristrettissima di vinili di altissima qualità che appunto io ho scelto per me, quindi fanno parte della mia collezione privata, me li gusto e me li ascolto, ma appunto adesso, grazie all'accordo con Sound & Music, posso proporre anche in vendita per voi. E ovviamente anche la vendita ha alcune caratteristiche di eccezionalità, ovvero di particolarità, tali da spingervi evidentemente a comprare questi vinili da me piuttosto che in altre situazioni. E qual è la caratteristica precipua dell'essere venduti da Valutluna? Che io ho deciso di proporre al prezzo di listino fissato dalla distribuzione Sound & Music anche un CD Valutluna omaggio, di volta in volta differente, ovvero anche questo scelto da Marco Lincetto per un ideale abbinamento a questo tipo di offerta. Ecco che automaticamente un costo che normalmente non è purtroppo regalato di questi vinili diventa estremamente vantaggioso per il fatto di avere in omaggio anche un CD Valutluna con tutto il suo valore, ovviamente artistico, tecnico, ma anche economico. Quello di oggi è una specie di esperimento. Ovviamente noi dobbiamo capire, e quando dico noi intendo proprio io e Alfredo, quanto questo tipo di proposta potrà essere per voi interessante. Quindi abbiamo deciso di iniziare con un titolo però veramente significativo. E andiamo appunto a parlare di questo primo disco che vado a prendere e vado a prendere la mia copia. Eccolo qua, Exotic Dances from the Opera. Questo è un capolavoro assoluto di una serie di professionalità, di artisti, mi viene da dire, veramente significativi e determinanti per la cultura orchestrale del Novecento. Innanzitutto del direttore d'orchestra, Eiji Uè, allievo di un altro grandissimo direttore orientale, Seiji Ozawa, alla testa della Minnesota Symphony Orchestra, ovvero una delle grandi orchestre sinfoniche americane. E fra un attimo parleremo delle caratteristiche delle orchestre sinfoniche americane. Ma tutto questo assemblato, messo insieme, diciamo così, da uno dei miei tre maestri, ovvero da uno di quei tre sound engineer and producer che io considero come un faro di riferimento anche per la mia attività. Sto parlando in questo caso del professor Keith Johnson, che insieme a John LeGru e a Jack Renner rappresentano, secondo me, il punto di arrivo definitivo per tutto quello che riguarda la tecnica della ripresa del suono. E io credo che dopo
i risultati raggiunti da questi tre giganti sostanzialmente negli ultimi 20 anni del Novecento, non si sia fatto nulla di meglio. Loro rappresentano veramente il punto di arrivo, tutt'oggi insuperato per quanto riguarda la qualità della ripresa del suono. E che dire quindi, la tempesta perfetta, espressione che ultimamente mi piace ripetere spesso nell'accezione ovviamente positiva di quello che significa, ovvero una combinazione di eccellenze che raggiungono tutte il massimo livello possibile per convogliare nella realizzazione di un prodotto assolutamente imperdibile. In realtà questo disco è una raccolta di appunto introduzioni o intermezzi o appunto danze orchestrali tratte dai più differenti capolavori, soprattutto dell'area ovviamente europea e est europea. Troviamo infatti brani di Rimsky-Korsakov, di Strauss, di Mussorgsky, di Tchaikovsky, di Saint-Saëns. La musica quindi rappresenta una serie di pagine immortali, di pagine molto note, molto conosciute, ma non per questo ovviamente da disdegnare. Ma parliamo di come queste pagine musicali sono eseguite e andiamo quindi a parlare della Minnesota Symphony Orchestra, che ripeto è una delle grandi orchestre americane e, come tutte le orchestre americane, caratterizzata da un suono ben definito, con una sua precisa personalità che la differenzia ad esempio dal suono delle grandi orchestre europee, quali possono essere le orchestre inglesi oppure le orchestre austriache o tedesche o russe. Ognuno di questi paesi ha delle caratteristiche precipue, evidentemente, una sorta di marchio di fabbrica che va a caratterizzarne l'afflato e proprio il suono di per sé. Il suono dell'orchestra americana è un suono ricco, è un suono comunicativo, è un suono dotato di colori caldi e potenti. Le sezioni archi degli americani, qualcuno le critica, ho letto alcune velate critiche accusandole, fra virgolette, permettetemi di mettere fra virgolette questo termine, di non avere la raffinatezza, ad esempio, degli archi dei Wiener piuttosto che dei Berliner. E io non sono d'accordo, perché in realtà gli archi americani hanno semmai una caratteristica di immanenza, di potenza del suono e di rotondità del suono, che appunto ne dà la caratteristica principale. Potenza e rotondità che va a contrastare in un chiaroscuro fantastico con la brillantezza e il vigore, ad esempio, dei fiati, degli ottoni. Gli ottoni americani non ho paura a definirli come i migliori del mondo, gli ottoni delle grandi orchestre americane. Insomma, orchestre compatte, orchestre di grande tradizione, perché la maggior parte delle orchestre americane prendono le mosse alla fine dell'Ottocento, quindi comunque sono orchestre di grande tradizione che hanno avuto tutto il tempo di maturare una propria personalità. Ed evidentemente anche i direttori che si trovano a governarle, mi verrebbe da dire, hanno saputo inserirsi, hanno saputo dare il loro tocco, hanno saputo, permettetemi di usare questo termine, infiammarle nel modo più corretto e consono alla loro personalità. Non diversamente succede in questo disco. Ebbene, tutta questa ricchezza, questi colori, queste dinamiche incredibili devono poi anche essere catturate nella loro essenza, nella loro verità. E vi garantisco che non è sempre così semplice. Certamente negli Stati Uniti queste grandi orchestre completano il loro colore, la loro forza, il loro vigore grazie ad alcune delle migliori sale del pianeta, dotate di acustiche veramente perfette. Acustiche dove vieni letteralmente immerso in questa dimensione musicale a 360 gradi che ti cattura e quasi ti ipnotizza dall'inizio alla fine. Ancora una volta non basta, ci vuole il trade union, ci vuole quella mente superiore, quel
artigiano dotato del giusto genio per andare a catturare ogni nuance, ogni afflato più nascosto di questa potenza e di questa bellezza. Ebbene, il professor Keith Johnson, classe 1938, più o meno come gli altri due che ho citato prima, è riuscito in questo intento e ci è riuscito con una costante, ad esempio, implementazione dell'attrezzatura da lui utilizzata. Keith Johnson è noto per essere anche un tecnico, uno scienziato delle macchine da ripresa che ha sempre o progettato e quindi realizzato ex novo, oppure ha saputo intervenire meticolosamente e anche radicalmente nelle macchine esistenti, già prodotte dall'industria. Questo vale per i registratori analogici, di cui lui è uno dei più importanti utilizzatori e valorizzatori, ma ad esempio lo è nella sezione preamplificatrice dei microfoni e nei microfoni stessi, tutti in qualche modo o pensati per lui, o pensati da lui, o modificati da lui. E infine le tecniche di collocamento dei microfoni. Johnson idealmente mi ha insegnato la grande verità dell'agnosticismo tecnico. Mi spiego. Tanti sedicenti guru o santoni della registrazione, anche nostrana, hanno passato una vita a sbandierare dogmi quali due orecchie, due microfoni e cose di questo tipo. Ebbene, sì, ma anche no. Nel senso che ogni situazione acustica può richiedere una ripresa assolutamente minimalista, la classica coppia microfonica-stereofonica, oppure le altre configurazioni storiche, dal Decca-3, eccetera, ma invece può anche richiedere la necessità di implementare e utilizzare più microfoni. Non è quindi importante quanti microfoni si usano, ma quali e come e perché. Queste sono le domande importanti. Quindi non tanto il dato quantitativo, ma il dato qualitativo dell'utilizzo dei microfoni in ripresa. Ecco, il professor Johnson si è posto sempre, ripeto, in maniera agnostica. Dove serviva usare due microfoni ne ha usati due, dove serviva usarne 16 o 20 ne ha usati 16 o 20. Che è poi esattamente quello che faccio anch'io, quindi anche in questo c'è una perfetta sintonia di vedute. Tutte queste caratteristiche che ho magnificato del suono dell'orchestra e delle sale e della qualità della ripresa le potete trovare amplificate all'ennesima potenza dentro questo meraviglioso vinile. Il vinile in questo caso, fra l'altro vinile di qualità assoluta, il famoso quality pressing americano, viene ulteriormente ottimizzato grazie alla ben nota tecnica di mastering half speed, cioè a mezza velocità, anche di questo ne abbiamo già parlato, vi invito ad andare a cercare il video apposito. Cioè tutta una serie di escamotage che, culminando nell'utilizzo di vinile purissimo vergine a 180 grammi, fanno di questo disco un supporto assolutamente silenzioso e quindi in grado di valorizzare tutte le enormi dinamiche del programma sonoro. L'immanenza di tutta la gamma bassa e medio-bassa è qualcosa di spettacolare, è qualcosa di tangibile, palpabile, che stacca questa versione analogica dalle equivalenti pur eccellenti versioni digitali. C'è un groove, c'è una comunicativa in questo vinile che le versioni digitali, anche ad altissima risoluzione, non riescono, a mio parere, a comunicare. E poi, ovviamente, il punto di forza del vinile, dell'analogico, ovvero la microdinamica, la velocità di risposta. Questo è un disco di riferimento assoluto, un disco che possiamo porre per la qualità della registrazione fra i primi 20 o 30 vinili oggi disponibili sul mercato. Un disco veramente imprescindibile. È un disco che quindi io sono ben felice di poter vendere attraverso il mio sito Velut Luna. Fra l'altro è anche un piccolo evento, perché questo è il primo prodotto non Velut Luna ad essere venduto attraverso la struttura di Velut Luna. E quindi è un passaggio, se vogliamo, nel nostro piccolo epocale. Dicevo però, da un punto di vista di offerta commerciale, c'è questa caratteristica che io ho deciso un po' per distinguermi da tutti gli altri venditori
che esistono nel pianeta di questo supporto, di questo prodotto, dicevo di regalare un mio CD omaggio. Naturalmente è un CD pensato per armonizzarsi in modo, spero, perfetto, anche dal punto di vista musicale, nonché tecnico, con questa proposta principale. Sto parlando in questo caso di questo bellissimo Flute Concertos, che sono quattro dei più famosi concerti di epoca barocca, il concerto di Mercadante, di Quanz, di Stamitz e di Percolesi, interpretati anche in questo caso da un flautista che è una delle colonne, una delle punte di diamante del flautismo classico italiano, Enzo Caroli, accompagnato da un'orchestra cosiddetta giovanile, che non bisogna assolutamente sminuire nella sua importanza e nella bellezza del suo suono, e sono i giovani archi veneti, condotti, istruiti da Lucia Visentin, che poi è anche primo violino. Questo è un disco che presenta un'orchestra da camera cosiddetta, quindi un'orchestra decisamente più piccola nelle dimensioni. Non sono presenti i fiati, c'è solo la sezione d'archi e la sezione cosiddetta di basso continuo, cioè di accompagnamento garantito dal clavicembalo e da un contrabbasso, e appunto il solista al flauto. La formazione tipica dell'epoca, così antesignano della grande formazione sinfonica che troverà il suo massimo sviluppo fra l'Ottocento e il Novecento. Un disco molto piacevole, anche in questo caso musiche molto gradevoli, immediate, ma al tempo stesso profonde, e perfetta fotografia di un'epoca. Disco di cui peraltro sentiremo un brano al termine di questo video, come di consueto. Che altro dire? Io spero che questa iniziativa possa avere il successo che credo meriti. Crediamo di aver messo a punto un'offerta decisamente interessante, sia dal punto di vista economico che soprattutto artistico e tecnico. E quindi a voi il responso: se l'iniziativa avrà successo, abbiamo pronti altri titoli da inserire in questa specifica sezione del sito Velut Luna, che non a caso ho intitolato Scelti per voi da Marco Lincetto. Quindi anche per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al sito Velut Luna qualora vi piacciono le nostre proposte, le nostre iniziative. E anche per oggi, come di consueto, that's all, folks.